Calma ragazzi, non abbiamo fatto niente, però dai, 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 dai! Risultato importantissimo, 2-0 fuori casa e veramente qualificazione in saccoccia. Roma che con il minimo sindacale, il minimo sforzo fa due gol, ne subisce zero e un Braga veramente. Pensavo fosse un pochino di più, ma un Braga veramente scarso, con ritmi bassi, però la Roma con il minimo sforzo, con tutte le sfortune che sono capitate anche in questa partita, con Cristante l'infortunio di Bagnez dove ha portato Fonseca a far giocare due terzini destri come difensori centrali, ma la Roma fa quello che può, fa un secondo gol bellissimo, un'azione bellissima, anche il primo di Dzeko, bel gol, sono contento anche se non fa una gran partita Dzeko, ma comunque che è ritornato al gol, è una pedina molto importante che abbiamo recuperato. Io quello che chiedo al mister adesso è, appena ritorna da questa partita, di prendere Fazio. Di Fazio, vieni qua, parliamo, mettiamoci seduti perché qua per il bene della Roma e perché la Roma ti paga dobbiamo andare avanti, ricongiungersi e fare gruppo e perché mi servi? Mi servi per le ultime partite di questo campionato, poi saltranno Dio vede e provvede, ma adesso Fazio mi servi. È importante recuperare tutti i giocatori, avete visto anche Diawara oggi, è stato importante recuperarlo, anche se non è titolare per queste partite, va bene e facciamo rifiatare gli altri, perciò sono importanti tutti. Veniamo, adesso entriamo in una fase della stagione dove veramente ogni partita conta tanto, non ci sono più i gironi, ci sono scontri diretti. Andata e ritorno, la classifica ogni partita che facciamo si accorcia sempre di più le giornate, perciò adesso è importante recuperare la rosa, bene aver recuperato Dzeko, adesso recuperiamo Fazio perché se noi vogliamo fare una difesa a 3 non possiamo avere quattro centrali, è impensabile andare avanti da qui fino alla fine del campionato. Abbiamo recuperato Diawara a centrocampo, bene, adesso abbiamo anche Shaarawy, piano piano, oggi ancora si vede che deve trovare la forma, ma piano piano vedrete che ritornerà in forma, un'altra pedina in più. Abbiamo recuperato Pedro, va bene, va bene, va bene, però ripeto, vogliamo bassi perché comunque il Braga oggi veramente in 10 poi dal quarto del secondo tempo e poi veramente dei ritmi, pareva una squadra di scapoli ammogliati come ritmi, però la Roma comunque. Ragazzi, se uno prima della partita ci dice che andavamo a Braga e vince 2-0, mettevamo tutti la firma. La Roma l'ha fatto, brava, anche se poi magari con lo sviluppo della partita da un torto ha detto: oh, cazzo, cazzarola, qui potevamo fare anche 4-5 gol, così alla partita di ritorno veramente mettevamo i primavera e preservavamo la squadra per il Milan. Anche così possiamo fare un ampio turnover, non mi pare un Braga, una squadra che veramente ci possa mettere in grande difficoltà al ritorno, però l'importante, ragazzi, è il risultato, perché anche quando lo diciamo, no, giochiamo male o giochiamo bene, comunque l'importante è prendere i 3 punti, in questo caso è vincere fuori casa con 2 gol di scarto e subirne 0. Perciò, che dire, bravi a tutti, bravo Fonseca, brava la squadra, bravi i Bomber che oggi, vabbè, Majoral entra al suo tempo, Dzeko non fa una gran partita, però la butta dentro e l'attaccante deve fare quello e fa anche un gol bello, secondo me, veramente bello, anticipa di punta proprio come i veri centravanti. E abbiamo visto anche Mvilar entrato al secondo tempo. Padrone ormai assoluto, non perde la palla nemmeno se lo ammazzi. La squadra Mancini, peccato per l'ammonizione all'ultimo, ma si sta confermando sempre, riconfermando sempre come nelle ultime partite, cattivo, voglioso, con grande personalità, veramente pare piano piano essere diventato veramente il leader difensivo della Roma. E anche della squadra. Adesso
dobbiamo avere conferme contro giocatori più importanti, contro partite più importanti da parte di tutta la squadra, però adesso va bene perché comunque veramente abbiamo fatto il nostro e il nostro ci ha portato un risultato bellissimo, anche non facendo una grande partita, ma va bene così, con il minimo sforzo il miglior risultato. Daje, 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 ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina per le notifiche. E oh, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Forza Roma!